Boh. Oggi siamo tornati su Rem Royale dopo un secolo e mezzo che non facevo video, va bene, ciao ciao, abbiamo capito, abbiamo capito. E niente, mi sono passato queste vacanze in modo tranquillo, sereno, non ho pensato a niente, a nessuno, a parte la mia famiglia e i miei amici. Tranquillissimo. E adesso direi che è tornato il momento di tornare a fare i video. Scusate il gioco di parole, ma è la verità. niente, oggi giochiamo a Rainbow Real perché c'ho voglia. Voglio fare due partite. E nel frattempo vi parlo anche di qualcosa. Aspetto che esca Kingdom Hearts 3, perché voglio farci la serie blind, ovviamente. Che vuol dire blind? Che appunto gioca a nuovo, nessuno sa niente di niente, nemmeno io, quindi lo giocherò così all'oscuro di tutto. Basta un bel volume delle cuffie perché marronne. E niente, vorrei farci la serie, almeno vediamo come funziona un po' tutto il servizio comunque di registrare qualcosa senza che io sappia niente. Non so nemmeno quando dovrei far durare un video, cioè un episodio. Penso farò tipo degli episodi da barra 30-40 minuti, perché comunque sia Kingdom Hearts è un gioco abbastanza lungo. Ho letto che ci vorranno tra i 40 e le 50 ore solo per la storia, eh? Solo per la storia. Poi per il resto del gioco, inteso come parti secondarie, boss secondari, minigiochi, tutto i cazzi e mazzi, insomma. Presumo ci vorranno almeno una centinaia d'ore. Un po' come Persona 5. Che porca puttana troia. Scusate le brutte parole, ma non posso portarlo sul canale perché ci sta il cazzo di fatto che non si può registrare perché hanno messo il blocco delle registrazioni. Ma porcaccia, mi serve una game capture. Assolutamente, la dobbiamo comprare. Dobbiamo, inteso io, ovviamente. I soldi ce li metto io, avrei idea. La devo comprare, no, perché Persona 5 veramente lo voglio portare sul canale. È uno dei giochi che veramente voglio portare. Ma io non voglio fare un gameplay con la storia, che poi vedete la storia e cose varie, perché personalmente non è qualcosa che ritengo sia giusto fare. Più che altro perché i Persona sono più belli se goduti di prima persona, ok? Cioè, la storia, se tu la vedi, non è come se ci giochi di persona, ok? Non ha la stessa enfasi. Invece io preferisco fare un gameplay, cioè un playthrough, un walkthrough, così almeno ho capito se qualcuno, non so, non sa come fare qualche pezzo di gioco, capito, che non sa come andare avanti, oppure non sa come fare le migliori combinazioni con le persone. Si dice le persone perché, cioè, i persona sono esseri singolari, no? Cioè, è un nome singolare usato anche per il plurale, quindi non so come dire. Però comunque, ho reso l'idea, no? Preferisco fare più una cosa, una specie di guida, va, una guida. La guida è proprio giusto. Una guida per chi magari avesse problemi con il gioco, perché comunque sia, io Persona 5 l'ho quasi platinato, Poi però mi sono fermato a metà perché purtroppo c'è un problema, ossia che richiede alcuni trofei di essere completati in un secondo playthrough. Ora, il problema è che farlo una volta sola, cioè un playthrough soltanto, già ci ho impiegato io 80 ore e ci ne ho messe di meno della media, perché la media era di 100 ore per i giocatori comunque sia che non sono mai stati abituati ai persone e cose varie. Io avendo giocato al terzo e al quarto, ho giocato anche il primo e il secondo, solo che il primo e il secondo non l'ho mai finito. Il secondo ho quasi finito, mancava l'ultimo boss con, vabbè, il My Fiora, perché sì, c'è veramente il Fiore. Se andate su internet, che non si chiama il Fiore, ma si chiama Father, qualcosa del genere, perché l'ho visto di sfuggita, me lo sono spoilerato come uno stronzo. E spoilerandomelo, mi sono perso tutto, insomma, il godimento della battaglia finale, perché già sapevo come fare. Già sapevo come fare, allora ho perso tutto life e non l'ho più finito. Invece Persona 1 non sono riuscito ad andare più del prologo perché non lo so, c'è stato un picco di difficoltà, non elevato, di più. È stato proprio un momento, tipo a 10 ore inoltrate nel gioco, che era diventato impossibile, cioè i nemici ti shottavano. E io non sapevo come andare avanti. Avevo intenzione di iniziare tutto da capo, e infatti l'ho pure fatto. Però non, cioè, non mi viene proprio
l'interesse, la voglia per poterlo continuare. Più che altro perché comunque essendo in prima persona ha anche i suoi problemi di natura, nel senso anche il flair non ci serve, nel senso che comunque sia vecchio, nonostante esista il remake per la PSP, che io ho, ok, cioè remake, la remastered, non so come volete chiamarlo, che è decisamente meglio dell'originale. Però, insomma, la voglia proprio di giocarlo mi viene. Ed è strano perché io sono un grandissimo appassionato degli RPG a turno, RPG classici. Avendo giocato molti RPG nella mia vita, ho giocato quasi tutti i Final Fantasy. Escluso. Allora, no, ho giocato. Forse il secondo è quello che ho giocato di meno. Perché ho giocato il primo, ma non l'ho finito. Perché sulla PSP ho giocato. Perché. Anche lì, è rinomato Final Fantasy 1 per essere estremamente difficile endgame. Cioè, all'improvviso, come su Persona, prima persona, c'è un picco di difficoltà elevatissimo. Cioè, da facile, no facile, comunque abbastanza impegnativo a quasi impossibile. Se non grindi, non aumenti di livello, queste cose così. Che in realtà per me non è un problema. Cioè. Io amo grindare, giochi che mi tengono incollato a grindare non sono un problema per me, anzi. È più uno spendo di tempo, cioè spendere tempo per me che non è un problema. Però non so per quale motivo Final Fantasy 1 non mi ha tenuto incollato, più che altro perché è anche abbastanza dispersivo, sì. Essendo comunque il primo Final Fantasy non ha una storia di base, nel senso, sì, c'è il mondo di gioco, no? Devi esplorare, devi fare, però non c'è una storia che tu devi seguire, no? Ci sono varie quest che tu devi fare e alla fine poi devi arrivare a battere il boss finale, eccetera, eccetera, dopo che sei livellato, hai fatto tutti i dungeon, eccetera. E questa è l'unica differenza con Final Fantasy 1. Final Fantasy 2, a detta di molti, è il peggior Final Fantasy di quelli classici. E anche a detta mia, infatti, lo è. Perché non è un buon Final Fantasy, ecco. È un buon RPG, ma non è un buon Final Fantasy. Se lo giocate, se siete appassionati, diciamo, della saga, o l'avete già giocato, insomma, potete. Condividerò meno la mia affermazione, perché potrebbe anche essere che a voi vi piace, nessuno lo può negare. Cioè, come a me piace per dire giochi di merda, anche per voi potrebbero piacere i giochi di merda. Però non che Final Fantasy 2 sia un gioco di merda, questo bisogna sempre specificarlo. È solo un non ottimo Final Fantasy. Così come Final Fantasy 13, per dire Final Fantasy 13, tutta la saga. In generale non sono buoni Final Fantasy, sono dei discreti RPG, non dico d'azione perché comunque se non sono d'azione, però con un sistema a tempo, no? Con una barra di tempo. Per dire, il Final Fantasy migliore per me, cioè che ho preferito di più, è stato Final Fantasy XII. Che di nuovo non è un Final Fantasy nel modo in cui si relaziona, perché non è un Final Fantasy a turni, bensì un altro Final Fantasy tipo MMO, no? Che ci sono comunque le barre del tempo per poter agire, ci si può muovere liberamente nella mappa, e quindi diciamo è più un MMO nel suo stile. Forse per questo che mi piace, perché comunque a me i MMO mi piacciono tantissimo, e ne ho giocati davvero tanti. Persino Destiny, che non è un MMO vero e proprio, però a me piace. Mica a me mi ha incollato allo schermo più di una volta Destiny, eh. Sia il primo che il secondo. Solo che il secondo mi è piaciuto di più. L'unico problema è che non avendo i DLC, Forsaken, si intende, i rinnegati, che non lo comprerò mai a 30 euro. Mai, per la vita proprio. Ma nemmeno al prezzo originale, perché porca puttana, ho capito che è un DLC. A parte che comunque sia come se fosse il gioco in tiro, perché Forsaken è totalmente diverso da Destiny normale. Cioè rende il gioco molto meglio di quello che è. Però non sono tipo da andare a spendere 30 euro per un DLC, ma nemmeno per scherzo. Cioè 30 euro è un gioco in tiro per me. Per
Perché io più di 30 non spendo. Togliamo Kingdom Hearts 3. Perché Kingdom Hearts 3 è un caso a parte, lasciamo perdere. È una cosa che aspettavamo da tanto, quindi sono i fan, eh. E quindi non è proprio paragonabile con Destiny, che Destiny non è qualcosa che aspettavo. Cioè, me l'hanno regalato col plus, me lo sono preso, mi è piaciuto, me lo sono goduto fino a quando è durato. L'endgame è abbastanza ripetitivo e noioso, però per chi ovviamente non è diciamo amante del farming, cosa che non è nel mio riguardo perché mi piace farmare. E quindi ho detto, boh, magari abbassano il prezzo di DLC tipo a una ventina di euro, anche 15. E in quel caso posso farci un mezzo, ho chiesto qualcuno. Dove? Non lo vedo. C'è qualcuno, però non lo vedo. Dove sei? Che forse era solo di passaggio. Andiamo via. Siamo già 27 persone, ma non ho ancora incontrato nessuno per la strada. Circa, cioè quasi. Ci siamo andati vicini, ma non è stato questo il caso. Ok, c'è qualcuno nella forgia? Sembrerebbe di no. Oh! Merda! Ma proprio davanti a me dove... Ho visto qualcuno là. Sì, c'è qualcuno qua. Ah, sono nella casa. Sono nella casa. Aspetta, aspetta. Probabilmente voglio andare nella forgia al 100%. Che fare? Vorrei entrare nella casa, però se ci entro sicuramente loro sanno che io sto qua. Spacca, dai. Fendo, abbiamo il martello, abbiamo l'arco. Ci possiamo difendere, insomma. Craftiamo pure un'altra arma, magari ne troviamo qualcuna di meglio. Dato ci fuggiamo qua sopra. A dire la verità, già che stiamo aspettando che compaiano le cose che stiamo craftando, avevo intenzione di fare una piccola recensione sulla beta, no? Oh, culo, proprio l'arco che mi serviva. Una recensione sulla beta, insomma, parlare di quello che mi andava bene, quello che non mi andava bene. E ho già preparato tutto il materiale, ho anche iniziato il progetto su Share Factory, insomma. Per poterlo poi montare bene e creare un video da poi mettere su YouTube, no? Però, a ripensarci, ho deciso che forse non sarebbe la cosa più giusta. Perché? È una beta. Ci sono i problemi. È scontato. Però non c'è bisogno. Sì, c'è qualcuno. Dove però? Che mi stanno sparando? No. C'è scontro a fuoco tra qualcuno. Andiamo via. E che palle, è già la seconda volta, sti stronzi. Oh, sti cazzo di ghost qua, di goblin della merda. Che fanno solo rumore e danno fastidio. Oh, sparisci. Preso, maronne, mille danni, porca troia. L'hai sentito, eh? E adesso cambio arma e zappete. Sto
Sto coso ha la precisione comunque di un fottuto microcefalo. Ma che fai? Arinza runza, nel culo ti strunza. Va bene. Puoi giocare così e giochiamo così. Sì, tira la testa fuori, tira. Come fa a vedermi? Ti è piaciuto fare Arinza runza nel culo ti strunza? Bravo lo scemo. Che direi di andare. Merda, tutte le forge sono da fuori. No, puttana, don't warn. No, ho bisogno estremo di armatura. Andiamo alla palude. Ecco, faccio. Mille è la Madonna. Che danni. L'arco è qualcosa di rotto comunque. Ecco, queste, se proprio vogliamo dire qualcosa, diciamo, le classi sono un grosso problema per questo gioco, un grossissimo problema. Perché, ve lo dico subito, un po' povero, no? Ogni classe ha un danno aumentato in base alle armi che, diciamo, appartengono a quella determinata classe. Cosa intendo con questo? La cacciatrice che io ho adesso fa il 20% di danno in più. Con balestre, archi, puttana, archi, balestre pesanti anche. Che vuol dire? Che l'arco che ho preso io fa all'incirca 900 danni, ok? Però, siccome sto usando la cacciatrice, ne fa 1100 al massimo della carica, va bene? Al minimo ne fa 1000. Che vuol dire questo? Che 1000 è quasi tutta la vita. 1100 è più di quasi tutta la vita. E un headshot può anche abbatterti con un colpo solo. Immagina se avessi avuto l'arco leggendario. Che vuol dire? Che l'arco leggendario fa ancora più danni dell'arco raro che ho io adesso, ok? Quindi, in parole povere, le classi sono rotte. Non vi ho detto ancora un'altra cosa. Su sto gioco ci sono le pistole, va bene? Le pistole, che ha tipo quello adesso, sono l'arma più rotta di tutto il gioco. Ecco, infatti, perché fa veleno, ti toglie danni un po' alla volta. Bravo il coglione. Ecco questa pistola. Questa è l'arma del male. Perché toglie un po' di danni alla volta. Fa danni dot, no? Sì, lo smoke skin non serve un cazzo. A posto. Fa un po' di danni tot alla volta. Ma ne fa. Con l'assassino ne fa talmente tanti che con 2-3 colpi ti shotta. E non scherzo. Anche se avessi avuto l'armatura a pieno del suo valore. Cioè, 1500. Mi avrebbe shottato con pochi colpi, con un solo caricatore della pistola che sono 15 colpi, mi avrebbe shottato. Ed è uno scandalo perché non c'è bilanciamento nel gioco. Io capisco che un Battle Royale non deve esserci bilanciamento perché sennò che cazzo stiamo a fare qua. Però, porca di quella mignotta troia, dammi almeno la possibilità di potermi difendere. E sto gioco già ti dà la possibilità di poterti difendere e anche scappare volendo, perché comunque ti trasformi in un pollo per scappare, eccetera, eccetera. Ah già, e non so se notate, io tra le rune ho la runa del danno, che fa 15% di danni in più. Quindi non solo ho il 20% di danni in più con l'arco, ma ne ho ben 35, 35 di percento in più. E un altro con la pistola, ovviamente. Oh, ne siamo messi in due. Per me, dove sei? Io sto sul punto più alto della collina. Quindi dovrei riuscire a vedere tutto da qua. Non sono sicuro però di rimanere a piedi. Ok.
No, 3 kill siamo arrivati tra gli ultimi. Eccolo là. Vediamo se riesco a prenderlo. No, è troppo lontano, non ci arrivo fino a là. Infatti. Tanto qui ci deve venire per forza. Eccolo là. Minchia, pure Sword, questo scappa come la merda che... Devo stare attento ancora... 1000! Eh? Visto? Adesso avrà sicuramente usato l'armatura. E invece... Te che ti prendi in volo? No, merda, l'ho mancato. Ma dai, l'arco è qualcosa di terribile comunque. Eh? Dai che l'abbiamo vinta. Dai che l'abbiamo vinta. Cazzo, c'era pure il fucile. Porca troia. Yes. Yes. E si vince. È la prima partita del giorno e abbiamo vinto con 4 kill, nemmeno tante. Insomma, va bene, ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo tutta, fratello. Comunque, qualche consiglio ve lo posso dare, essenzialmente. Se volete comunque addentrarvi nel gioco. Se siete alle prime armi, qualche consiglio? Ah, bello, ho trovato la skin. Trovato, me l'ha data perché sono arrivato a livello 40, ok. Qualche consiglio lo posso dare? Prima di tutto, vabbè, il consiglio classico che si dà in qualsiasi battle royale, dove è possibile, insomma, è almeno farvi le armature. Perché per poter sopravvivere uno scontro a fuoco, di solito vince sempre quello che ha più vita. Comunque, più resistenza ai colpi. Poi la seconda opzione ovviamente sarebbe quella di farsi le rune, perché le rune ti danno delle abilità speciali che comunque sia possono molto aiutare nel corso della partita. Tipo io ho trovato la runa del danno e alla fine dei conti mi è stata molto utile. Quel 15% con l'ascia, no? Cioè l'ascia, volevo dire col martello. È stato importante perché io di base non sono una classe che con i martelli dovrebbe andare bene, eppure con 2 o 3 colpi l'ho shottato. Metteci pure che l'arco comunque faceva 1000 danni, eccetera, vabbè. Però potresti trovare anche altre rune più importanti, tipo che ne so, quella che ti recupera l'armatura di 20 ogni... cioè fa 20 ogni frame, diciamo così, non so come definirlo. E comunque sia... Ti aiuta nel caso tu non avessi più pozioni. Ti metti da parte, aspetti un po', recuperi tutta l'armatura e poi puoi camminare per conto tuo, no? Poi la terza opzione è trovare armi di almeno della tua classe, non importa di che livello, cioè leggendario o comune, non importa, l'importante è che siano della tua classe o perlomeno che siano adeguate al tuo stile di gioco. Cosa intendo? Se tu non ti senti preparato, che comunque sia, non ti senti pronto per poter usare armi a lungo raggio, cioè che non riesci a colpire la gente, eccetera, usa le armi a corto raggio o a medio raggio, in modo che comunque sia, ti prepari, no, a uno scontro a fuoco. Le prime volte magari le perderai anche gli scontri, è normale, ci sta. Però perdere all'inizio non è male, perché comunque sei tutta esperienza che tu fai, ok? Nemmeno io all'inizio ero così bravo e non lo sono ancora. Perché spesso perdo anche io gli scontri a fuoco in modo totalmente stupido, cioè faccio delle ruide da mongoloide. Scusate la brutta parola, ma è così. E niente, quindi per quello che vi sto dicendo, è semplicemente adattate il vostro stile di gioco a ciò che trovate per strada. Perché
Se trovate nelle chest delle armi con cui voi non vi sentite a vostro agio, prendetele e usatele, perché l'unico modo che avete per poter migliorare è usare armi che voi non sapete maneggiare, non sapete governare. Altrimenti, nel caso voi vi trovate in estrema difficoltà, nel senso trovate solo quelle armi all'inizio, che fate? Non le prendete? Preferite mo morire? Cioè, non ha senso. Una battle royale, e soprattutto anche molto importante quello che sto adesso per dire, è importante cadere dove non c'è gente, perché se voi cadete in un posto dove ci sono 6-7 persone, gli altri vi lootano le cose e voi non trovate un cazzo e vi fanno furie. Quindi è importante prima trovare le armi. Una volta che avete trovato le armi, il resto viene da sé. Di solito è importante anche cadere vicino alle forge, ok? Perché comunque sia, una volta che vi siete armati, potete difendervi e di conseguenza sarebbe importante comunque sia prima farmare, no? Prendere tutti gli oggetti e cose varie, e poi andare direttamente a una forge e craftarvi subito le armature, perché, ripeto, la prima cosa che devo craftare sono le armature. O nel caso le troviate appunto in queste chest, se siete abbastanza fortunati. Adesso per esempio non lo sono stato, ho trovato due fiale di pozione per la vita. Ecco lo shotgun. Per dire, lo shotgun non è meglio dello slug rifle, però lo slug rifle è talmente lento che vabbè, ce lo teniamo più che altro perché mi servono comunque colpi che vadano a segno sicuro. Perché comunque lo shotgun ha uno spread, no? Ha una rosa quando viene sparato. Quindi se tu stai, diciamo, di sbieco o non stai troppo vicino, non fa il pieno dei danni che dovrebbe fare, ma ne fa molti di meno. Che per noi non è una buona cosa, perché se noi vogliamo vincere, dobbiamo essere sicuri che il danno che faremo sarà quello che noi vogliamo, non quello che dice il gioco barra l'arma. Oh, vedi? Lo sgrafo non ci serve perché abbiamo trovato adesso l'arco. Ci teniamo il fucile perché comunque è non comune, fa più danni nel tempo. È più veloce come arma e quindi ci mette anche meno a ricaricarsi. Che c'è gente. 500. Ecco, vedi? Potrebbe ucciderci lui. Però quell'arma è talmente lenta pure a ricaricare e ha uno spread talmente largo che non è riuscito a farmi nemmeno un danno quasi. Cazzo, avevo il Ghostwalk. Porca troia, non l'ho manco usato. Beh, non vorrei dire, però è un po' scarso. Che slygraph non ci serve. E aveva pure un bel numero di shard, eh? Complimenti. Oh, in queste situazioni cosa fai? Hai uno shotgun leggendario che fa 800 danni. Che fai? Non lo prendo. Perché? Perché, ripeto, è un'arma che adesso nella mia situazione non va bene. Ho già l'arco. L'arco fa più o meno gli stessi danni. Però, se tu fossi stato un guerriero, il guerriero fa più danni con i fucili, lo prendevi e avresti comunque usufruito del danno che ti avrebbe dato, del danno extra. Io che sono una cacciatrice non ho bisogno di quell'arma, ho bisogno di altro. Ho bisogno di qualcosa che mi dia sicurezza quando io sparo, perché in fin dei conti è quello che tu vuoi su un battle royale, di essere sicuro che quello che fai è quello che tu vuoi. Sembrava di aver sentito qualcuno, invece no. Purtroppo l'unico problema dell'arco è che è un'arma molto imprecisa. Devi essere veramente preciso per poter sparare dei colpi in modo decente. Ok, mi ero fermato un attimo perché avevo pensato di aver sentito qualcuno. Poi un'altra cosa che voglio dire, che ogni tanto, non so se avete notato, salto col cavallo.
Non è che sono scemo io che lo faccio apposta perché sono scemo. Lo faccio perché quando cammini col cavallo tendi a fare rumore, no? Quando fa le cavalcate. Saltando invece il rumore viene interrotto, va bene? Quindi se qualcuno ti sente, sì, però ti sente saltare, non ti sente camminare, quindi non capisce bene il rumore da dove proviene, va bene? Sente solo op, 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 ma non capisce da dove proviene il rumore, no? Il suono. Oh, ecco, vedi. Questa, per esempio, è meglio di questa. Che alla fine dei conti ormai il gioco si può distinguere principalmente in prendi le armi più potenti che ormai penso si conoscano e vai avanti. Vai avanti sperando di non schiattare, che alla fine dei conti è quello. Vinci senza schiattare. Poi non ho capito bene se, come ho già detto, mi sono altri video, se non mi sbaglio. Non so se su sto gioco funziona che nelle partite ci sono anche i bot. Perché ogni tanto noto che dei giocatori, cioè dei giocatori che io incontro, fanno delle movenze, delle decisioni, prendono delle decisioni totalmente strane. E prendono dei nomi con cui siamo molto basilari. Tipo, vedi, Hinch ha ucciso Milkman. Milkman, vabbè, io l'ho detto in modo molto brutta. E Milkman, cioè, è un nome molto basilare. Cioè, non è né un nome da giocatore per PSN, né un nome da giocatore sul computer, va bene. Cioè, potrebbe esserlo, ma è talmente base che dubito che qualcuno si chiami Milkman. Piuttosto usa la Y al posto della I. Avrebbe più senso, no? Che entriamo in queste fattorie. Alle fattorie. Ovviamente quando giochi in un battle royale è cosa fondamentale usare le cuffie. Non pensare neanche minimamente di poter vincere una battle royale senza le cuffie. Cioè non ci sperare proprio. E tu hai bisogno di sapere. Preso. Preso quello. Preso. C'è qualcuno là sopra. O nella forgia. Cazzo, mi ha preso lui. Preso. Muoviti la pistola, guarda che danni che fa. L'hai visto o no quanti danni fa? Che scandalo di armaia. Queste le prendo, grazie. Ah, aveva. No, non ci serve. Prendilo questo. Questo sì. Doggero non ci serve. Non ci serve, non ci serve. Ah, abbiamo getto al massimo? Perfetto. Andiamo alla forgia. E niente, anche lui aveva l'arco. Mi ha fatto anche un danno discreto. Però era un assassino, quindi non mi ha fatto abbastanza danni. Come l'avrei fatto io invece. Come è successo con il mio arco invece. Io sono una cacciatrice, vedo il mio. C'è qualcuno. C'è qualcuno, sì. Prima è un guerriero, perché se è un guerriero so cazzi miei adesso. Ok, sta scendendo sotto. Da mirare con la pistoletta non è proprio facile. No, me ne devo andare, va. Vorrei rimanere, ma è meglio andarmene, va. Che rischioso.
senza armatura e mi sa che questo sta bello infrattato. Andiamo a sud, va? Purtroppo la pistola, se non miri precisamente, non ha un buon spread. È abbastanza difficile mirare. Oh, c'è un loot leggendario lì, porca. Sta proprio dentro, porca troia. Dovevi entrare nella fortezza, praticamente. Proviamoci. Anche se sicuramente adesso se ci provo mi fanno mens. Perché sicuro qualcuno si è messo là a fare il camper. Ecco, infatti sento sparare. E infatti ce l'aveva con me. Alla faccia dell'arco, comunque ci arriva fino a là. E lui si pensa che sta andando alla forgia. Invece si sbaglia di grosso. Il mio obiettivo non è la forgia. Dov'è? Ah, è dentro ancora, porca troia. Arrivo, mi adorate. La runa la prendo sicuro. Ok. Non voglio prenderlo. Non voglio prendere l'ascia. Perché l'ascia ha un grosso problema. Fa tanti danni, però la lanci non va dritto ma cade. Come tendenzialmente farebbe una vera ascia in realtà. Porca troia, queste cose. Sempre io le trovo, queste cazzo di cose. Ma vaffanculo. Sempre io le trovo. E mi hanno sgamato. Per forza che mi hanno sgamato. Aspetta, lo sento che è qua. Come mi ha preso? No, stavo dietro, stavo dietro. Stavo dietro, sono sicuro. Pure lui ce l'ha, ovviamente. E anche quello. Ci siamo un po' parati il culo. Scappa, scappa, no, me ne frega un cazzo, scappa. Ho visto sparare qualcuno. Ok. Forse lo possiamo prendere da dietro. Aspetta. Oppure possiamo fare che saliamo. Colla. Merda. Ah, c'è questa forgia. Puttana, odio quando ci sono le forge di mezzo. Perché adesso tutti vanno lì. E ce n'è un altro qua sopra di me. Porca troia, dove cazzo devo andare? Sparatevi tra di voi. Lasciatemi perdere a me. O sempre con me ce l'hanno. Eccolo. Bravo, scemo. Vai, vai, vai. Vai, le strade sono infinite. Non mi dire che ha pure la runa per i danni. Cioè, per ritornare umano subito. Perché... Madonna, quanto cazzo corre! No, non tornerai umano, mi dispiace. Ho detto che non torni umano. Ah, si è arreso, bravo.
Oh, quello ha rotto i coglioni, ce l'ha con me. Fin quando non mi vede morto, non è contento. Te, pigliati solo il pardone, coglione. Fammi sentire. No, eh? Sei contento, mo? Che sei in difficoltà. Eh? Coglione di merda, mi hai voluto seguire fino a qua, adesso sei morto. Bravo, lo scemo. Complimenti. E mi hai fatto anche la tua arma, che è pure meglio della mia. E mi prendo anche questo, che è anche meglio di quello che avevo. Perfetto. Niente, ha voluto uccidermi in tutti i costi, è morto lui, bravo. Così si fa. Ora però adesso senza armatura. E mo so dolori. Questo non la vinco sicuro al 100%. Però forse riusciamo ad arrivare fra gli ultimi due, dai. Quella almeno ci dobbiamo provare. E la forgia non mi manco avvicino, perché sicuro al 100% stanno là. Forse, ecco, siamo in tre. Forse sarebbe saggio almeno avvicinarmi. Quello lo posso fare. No, sono fuori dalla safe, che cacchio faccio? Un altro alla pistola. Li sento ma non li vedo, come al solito. Questo è un altro problema di questo gioco, non capisci da dove provengono gli spari. Che uno è morto. Sì, ma dove? Ok, forse era qua. Lo sento, ma non lo vedo. Mi vuoi sparare col fucile, eh? Bravo. Vediamo un po' come la metti, eh. Ah, non sei nella safe? Bravo. Cazzo, mi ha shottato col cecchino! Ma vaffanculo, che culo di merda! Ma che culo di merda, voglio... Ma è stato bravo però, porca troia, ce l'avevo in pugno, ce l'avevo. Dovevo usare la barricata, perché non l'ho usata? Che scemo, vabbè. Non fa niente, non fa niente, è stato bravo lui, è stato più furbo lui di me. E vabbè, capita, non è che si può vincere sempre. Cioè, non ho capito io. Bello cavallo.
È proprio bello, adesso rubo cavallo. Io voglio il Chocobo. Perché non posso prendermi il Chocobo, però che palle. Vabbè, direi che per il video è tutto. Sono passati minimo 40 minuti. Me coglioni, mo devo mandare tutta sta sorta di cosa qua. Vabbè, insomma, grazie per aver visto il video. Mi raccomando, lasciate un like. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Scrivetemi nei commenti quello che vorreste vedere nei prossimi giorni. Vi metterò in elenco tutti i giochi che io possengo. Vi dite quello che vorreste vedere da parte mia. E niente, ci vediamo al prossimo video allora. Ciao cari pusillanimi!